Questa è il primo, la prima conferenza stampa che fa un direttore di Area Vasta ad Amatola. Diciamo una cosa anche in positivo che sta facendo la politica. Noi stiamo lavorando anche al progetto delle aree interne, il progetto delle aree interne dell'ex ministro Barca. Insieme alla collaborazione del presidente Corbelli siamo, possiamo dire, riusciti. Stiamo chiudendo l'inserimento di due comuni, Amandola e Montefortino, all'interno del progetto dell'area Barca, del ministro Barca. Questo significherebbe che questo ospedale sarà l'unico ospedale presente nelle aree interne del progetto delle aree interne, quindi sarà l'unico ospedale che potrà avere finanziamenti europei e finanziamenti extraeuropei di tipo ministeriale. Noi ci teniamo che questo ritorni a essere quello che era l'ospedale. Quando nei testi, nelle leggi regionali vediamo che c'è scritto ospedale per acuti, lo vediamo, lo immaginiamo un ospedale completo. Non può essere completo se non c'è un servizio anestesiologico continuativo. Un ospedale che funzioni, un ospedale che riprenda gli interventi dei sargeri e sia disponibile anche come reparto chirurgia per i piccoli interventi di supporto. Io ho avuto modo di scrivere al Presidente della Regione Marche una lettera personale nella quale ho detto questo, di questo Presidente ne stia tranquillo. Noi non ci faremo togliere questo servizio, ma ci batteremo fino in fondo. Non è un ospedale se non ha un pronto soccorso efficiente, non un punto di primo intervento, perché queste sono le terminologie che si inventa per togliere servizi e togliere funzionalità. Quindi credo che noi dobbiamo fare la battaglia su un pronto soccorso reale, con una presenza anestesiologica e con un servizio di pronto intervento per riguardare il sistema anche dell'aeroambulanza. Non è possibile che le ambulanze ci siano due ambulanze in una stessa provincia e tutta la compagine Marche Sud sia sgombra. Ci sono state dette adesso a Mandola, adesso la comunità montana vuole l'ambulanza, non ce lo sogniamo neanche di pensarlo e di chiederlo al direttore. Noi però facciamo forza sui sindaci di Ascoli, sui sindaci di Fermo, in particolare sul sindaco di Fermo, perché se dobbiamo unire e allargare questo ambito, questo distretto, facciamolo insieme con l'amico Calcinaro, al quale ho già chiesto il suo impegno personale perché un'eliambulanza fosse posizionata all'ospedale di Fermo. Questo è importante, l'integrazione tra i due ospedali, che non siano l'ospedale di serie A e di serie B, ma che siano due ospedali che vivono, che parlano, che si incontrano e che si scambiano aiuti e collaborazioni. Questo ci aiuterà ad abbattere le liste d'attesa, ci aiuterà a battere la mobilità passiva. Su questo faccio un appello. Abbiamo da 4-5 mesi incontrato la dottoressa Storti per avere la convenzione, per fare la convenzione col Torrette di Ancona. Il primo impatto di convenzione era con il cardiologico, sì, per avere la possibilità di interloquire con l'ospedale Riuniti di Ancona, per far sì che questo possa aiutare a ridurre un minimo di mobilità passiva. Questa è la nostra casa, è difficile forse spiegarlo a chi non vive da Mandola. Cioè qui c'è l'unico punto di salvezza delle persone che vivono in montagna. Quando si fanno scelte in termini di orario, di permanenza e di arrivo dell'ambulanza e di arrivo del soccorso, si dimentica una cosa importante, che tra la partenza e l'arrivo in mezzo c'è la neve, c'è il ghiaccio, sono strade impossibili, c'è strade di montagna, c'è strade di campagna che non permettono di rispettare quei tempi normali che ci sono in altre parti. E allora ci si dica con coraggio, se noi dobbiamo continuare a vivere in questa maniera, qui ci si dica se la gente di montagna sono persone di serie B o di serie A, perché se noi abbiamo gli stessi diritti e abbiamo la stessa dignità di vita di chi abita al mare, a noi ci deve essere garantita gli stessi servizi e le stesse attenzioni. E quindi quando ragioniamo sui tempi di percorrenza dovremmo moltiplicarli per due e capiamo che i 50 km che ci tengono distanti tra Ascoli, Fermo e Macerata, perché siamo equidistanti, diventano non più un'ora, ma sono due ore di percorso.
e due ore di percorso sono fuori da ogni termine consentito di tranquillità, di sicurezza e di serenità. E allora ribadiamo ancora una volta fortemente una richiesta, che è il pronto soccorso con l'anestesista 24 ore su 24, e questa sarà la battaglia che noi faremo forte insieme con tutti i comuni della comunità montana.